Allarme, è assolutamente un allarme. Infatti ho scritto dietro la mia schiena un allarme. Questo video è un po' particolare ed è indirizzato sia a professionisti che a giudici eventualmente che vedono questo video, ma anche a tanti quei utenti che hanno voglia di capire, di comprendere che cos'è il diritto bancario e qual è la modalità giusta per difendersi. Voglio parlare di un caso specifico, quindi del tasso di mora, il famoso tasso di mora e dell'estinzione anticipata. Da qualche anno si parla di usura sul mutuo e anche su altre forme di prestito, parliamo di leasing, cessione del quinto dello stipendio, anche sui conto correnti. Fino a qualche tempo fa si parlava solo ed esclusivamente di anatocismo, quindi l'anatocismo è gli interessi su interessi, tra l'altro ho fatto anche un video qualche giorno fa. Poi sono nate in questi ultimi 6-7 anni associazioni, professionisti, società e hanno iniziato a promuovere questo tipo di prodotto o servizio. Alcuni in buona fede, quindi che lavorano in modo molto professionale tentando di portare a casa il risultato e altri solo per uno scopo commerciale, spesso anche inventandosi numeri e giurisprudenza. L'errore più grande, infatti, è quello di pensare che un avvocato o un commercialista o peggio ancora un venditore sia necessariamente esperto in diritto bancario. Infatti spessissimo quando mi chiama qualcuno per avere informazioni e mi dice io chiederò al mio avvocato, ma scusi, se chiede al suo avvocato glielo diceva lui se è esperto in diritto bancario. È una materia specifica. Poi è successo che queste associazioni importanti anche, piuttosto che grandi società, avendo grandi strumenti economici, hanno iniziato questa vendita spasmodica di perizie econometriche sbagliate, quindi facendo dei calcoli matematici che non stavano né in cielo né in terra e di conseguenza sono arrivate migliaia e migliaia di perizie fatte male davanti ai giudici. E questo argomento è rivolto a tutte quelle persone che hanno affrontato questo argomento e lo vorrebbero affrontare come i professionisti, ma anche i giudici, ma anche semplicemente i clienti che si sono visti poi perdere la causa. Voglio precisare che ci sono argomenti consolidati, non è che tutto è a rischio, nel senso ci sono argomenti come l'anatocismo, come tantissime situazioni dove la banca perde sempre, ok? Però ci sono argomenti nuovi come l'usura sul mutuo e la perizia fatta male, che perché la gente non sa se la perizia è fatta bene o male, addirittura non lo sanno anche i professionisti, che è un argomento assolutamente da affrontare. E volevo affrontare in particolare alcuni giudici di Milano o anche di Brescia che, pur avendo una perizia matematicamente corretta e giuridicamente corretta, hanno così risposto che il collegamento del tasso di mora, quindi per fare una perizia econometrica sul mutuo bisogna vedere i collegamenti del tasso di mora, in poche parole dice il giudice che siccome il tasso di mora non è mai avvenuto, questo non è da ritenersi valido nel conteggio per il tasso soglia di usura. E questo è giuridicamente sbagliato e matematicamente sbagliato. E voglio fare due considerazioni. Se è vero che il cliente non è mai andato in mora, basterebbe invitare la persona a non pagare due rate e la banca ovviamente applicherebbe la mora e di conseguenza il mutuo andrebbe in usura, se fosse questa teoria vera. La seconda considerazione è questa. L'articolo 1815, l'articolo 644 del codice penale è molto chiara e in questo senso il legislatore quando ha fatto queste leggi aveva visto avanti, aveva visto che la banca avrebbe potuto inventare qualcosa di matematico per fare pagare alla gente un sacco di interessi. E cosa dice la legge? Che l'usura è convenuta o promessa. Quindi anche se nel contratto c'è una promessa di usura, questo diventa gratuito. Quindi la considerazione che fa questo giudice è assolutamente sbagliata.
Teniamo presente che questo orientamento è in pochi tribunali e poi parliamo del tasso di mora, che ancora c'è molta discussione. Comunque pochi tribunali e in primo grado, perché in secondo grado, in Cassazione, cambiano sicuramente le dinamiche. Ma io voglio fare un esempio a questi giudici, ma anche ai professionisti, perché noi lo applicheremo all'interno della nostra perizia e del nostro atto di citazione. E io voglio fare una considerazione molto ragionevole. Scusate, cancello allarme, che è un allarme sociale. Allora, se è vero è, ok, ascoltatemi bene, se è vero è che il tasso di mora non è collegato al tasso soglia usura, cosa può accadere? Se questa teoria malsana prendesse piede anche in altri tribunali, vuol dire che la banca, che solitamente applica il 2% come tasso di mora, basta guardare i vostri mutui, o il 3%, non so, o addirittura anche il 4%, quindi ci sono varie tipologie. Se dovesse passare il fatto che il tasso di mora non conta nel conteggio dell'usura, chi vieterà mai alle banche di fare pagare il 15% di mora in caso di ritardo? Chi può vietarlo? O il 30%? Cioè, se questa teoria di questi giudici viene portata avanti, può accadere questo. Non solo. Se non si tiene presente l'estinzione anticipata, noi tutti sappiamo cos'è l'estinzione anticipata, che adesso in molti casi non c'è neanche più, però in alcuni casi, paradossalmente, io pago il mio debito prima e devo pagare l'1%, 2% di penale, che non è regolare, quindi non fatelo. Però se andiamo avanti con questa teoria, che il tasso di mora non c'entra col tasso soglia di usura, che l'estinzione anticipata non c'entra, chi vieta la banca di far pagare il 10% di estinzione anticipata? Quindi il legislatore ha già tenuto presente di questa ipotesi. Noi metteremo nelle nostre perizie e nel nostro atto questa ipotesi del 15, del 20, del 30%, perché se passa la teoria che il tasso di mora o l'estinzione anticipata non è collegato in qualsiasi modo al tasso soglia di usura, può accadere questo. Questo vuol dire che la gente viene distrutta più di quello che è stato distrutta fino ad oggi, perché è matematicamente collegabile al contratto anche la mora o anche l'estinzione anticipata, perché la persona è sempre la stessa. Quindi noi spiegheremo a questi giudici che se sono in buona fede, con queste parole semplici cambieranno strada, solo se sono in buona fede.